liberare i corsi d'acqua da sterpaglie e rifiuti in un progetto di prevenzione per proteggere il nostro territorio da frane ed esondazioni. Anche quest'anno è entrata nel vivo l'operazione Fiumi Sicuri, promossa dal Comitato di Coordinamento Provinciale di Protezione Civile, che organizza sul nostro territorio 47 gruppi e oltre 1500 uomini. Significativa l'adesione al progetto, che parla di salvaguardia ambientale. Tantissimi volontari che lo scorso weekend hanno liberato da arbusti, sterpaglie e limo il torrente Vallone di Dubino e il torrente Valcanale di Caiolo. Dal 2003, giorno di fondazione della Protezione Civile ad Elebio, lei Modesto fa parte di questa organizzazione. Oggi cosa sta facendo? Oggi stiamo facendo la pulizia di ramaglia, rami. E... Il torrente Vallone ne aveva bisogno di questa pulizia? Sì, di sicuro. Sì, sì, sì. Perché lo fa? Venire qui a sistemare un patrimonio che è di tutti. È la passione. Passione. Dare una mano agli altri comuni. E poi per la passione, pulire l'ambiente, penso che è più bello di così. La società ti dà tanto, è giusto restituire qualcosa. Io da quando ho smesso di farmi il trasfertista ho potuto dedicarmi al volontariato, lo faccio volentieri, perché conserviamo un qualcosa di nostro per i nostri figli. C'era tanto da pulire perché l'albero era veramente sporco, quando siamo scesi non si riusciva neanche a passare, quindi abbiamo fatto un bel lavoro, direi, perché oggi è tutto pulito. Quindi... Diciamo, per noi è una cosa fondamentale aiutare la gente, aiutare soprattutto il territorio, fare pulizia dei nostri fiumi. Quante persone ci sono oggi qui? 80 persone abbiamo qua, dei gruppi della Bassa Valle. Fare del volontariato è semplicemente dare del proprio tempo e renderlo alla società, che fa comunque per noi. È un messaggio che mando anche ai giovani. Se non ci si pensa volontariamente a fare questi lavori, è ben difficile che si riescano a fare. Quando c'è da intervenire per Fiumi Sicuri o per altre azioni molto importanti per il nostro territorio, come rispondono i volontari? Sono sempre disponibili? Sì, troviamo una forte disponibilità da parte di tutti i gruppi comunali e delle associazioni di volontariato di protezione civile a livello provinciale.